Sera. Sera. Non ti sei bello. Che boccuccia dolce che hai, te la mangerei. No. Poi quel nasino, bellissimo, no. Pure quello ti mangerei. Poi hai gli occhi come due caramelle. No. Ti mangerei pure quello. Sentite, appena finite di mangiare, ma qualcosa di bere, volete tutti voi? Oggi arrivavano i miei colleghi dell'università, giusto? Lui è quello di Bologna. O bolognese arrivò. Lui invece è quello di Milano. O melanese arrivò. E lui invece è di Creta. Io cretena arrivò. Comba, ma questo leggi? E che sa te? Ha sempre saputo cose, che pazzo. Ah, me l'avevi scordato l'altra volta di te. Ma dice che c'è un paese, la voce, da tu lavi i piatti? Non mica solo qui. Lavi i piatti, lavo un terra, lavo un balcone, la cucina. Sì, non ha una voglia di parlare, scapperai. Ma è tua moglie? Ah, no, non esageriamo, eh. Ida se lava solo. Allora, la lavi. Come pensi tu? Altro che ci vuoi dire, figlio? No, ascolta, ascoltami! Ma non vedere il cazzo in macchina della Toyota, via, comparecchi! Ma non è come pensi tu, dai! Ma perché sta facendo così? Non mi interessa, ti pensi che ti voglio dire? Ti prego, torna indo, non lo faccio più. Ti perdono, io ti amo tanto. Ti saluto. Buonasera. Buonasera. Prego, mi dica. Mi servirebbero 300 grammi di affettato. Sì, e affettato cosa preferisce? Prosciutto crudo. Ok, io lo faccio subito. A posto così, 7 euro. Mi, 7 euro, così caro. Ma il peso della carta l'ho tolto. Certo che l'ho tolto, che vuole che glielo metto in mano? Ma di mano no, ma manco in golo, signor. Vedete?